Passiamo adesso a Cristiano Zoppello che ci intrattiene sulle logiche dell'arrampicata e in speleologia, anche qui del Centro Studi Materiali. Sì, grazie, si sente bene. Sì, intanto grazie per avermi dato la parola, grazie per chi sta predisponendo la mia presentazione. Ne approfitto mentre la presentazione viene approntata per presentarmi, dire chi sono, quello che faccio. Io provengo appunto molto più che dalla realtà alpinistica, da una realtà speleologica legata principalmente all'esplorazione degli ipogei, in particolare delle Dolomiti, e la mia collaborazione all'interno del Centro Studi Materiali del CAI è funzionale principalmente a questo. E il tema di oggi, il focus, sarà prevalentemente sull'impiego delle longe, dei cordini di autoposizionamento e autoassicurazione, un po' in tutte le attività di montagna, arrampicata, alpinismo, speleologia e anche torrentismo. Io comincio dai ringraziamenti, sono anche membro della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico, per cui molte delle prove che abbiamo fatto nel corso degli anni sono state funzionali anche alle tecniche e ai metodi per il soccorso in grotta. Il primo ringraziamento, non l'ho fatto, lo faccio adesso, va naturalmente a Giuliano Bressan e a tutti i membri del Centro Studi Materiali per aver anche saputo costruire una visione, un pensiero lungo rispetto alle ricerche sui materiali, coinvolgendo una realtà sicuramente marginale, ma non per questo meno interessante, quella della speleologia. Ne approfitto anche per ringraziare la Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, sono qui presenti Walter Bronzetti e Anna Assereto, rispettivamente segretario e direttore della scuola, e poi la realtà speleologica di cui faccio parte, in piccolo, che è il gruppo speleologico Paduano. Grazie a questa lunghezza di veduta, lunghezza di prospettiva di Giuliano, a partire dal 2008, da circa 6 anni, abbiamo intrapreso una campagna di collaborazione, all'inizio in maniera più informale, poi via via in maniera più strutturata, tra alcuni speleologi del CAI di Padova e il Centro Studi Materiali, sostanzialmente per ragioni di amicizia e per ragioni geografiche. Ci si conosceva sia entrambi dalla stessa città. E questa collaborazione ha portato poi ad una serie di prove, come vi ho detto, su vari fronti. Nell'ambito del soccorso abbiamo provato ad esempio a sperimentare il cedimento di una delle due linee di recupero di una barella, quindi con l'eventuale trattenuta della caduta da parte dell'altra corda. Abbiamo anche realizzato dei filmati che forse valgono anche più delle parole che sto spendendo e che hanno dato, devo dire, risultati tutto sommato confortanti e soddisfacenti. Un altro campo di indagine interessante è stato quello del cedimento di un frazionamento. In speleologia, contrariamente all'alpinismo, la progressione avviene prevalentemente su corda. In questo filmato, un occhio attento avrà notato che il nodo del frazionamento si è sciolto, provocando anche una riduzione della forza d'arresto, a conferma dell'effetto di dissipazione prodotto dai nodi. Durante il volo, il nodo, che era un booleano doppio, c'era. Quando la corda è stata tensionata, il nodo è sparito. L'obiettivo di questa indagine era quello di valutare la sollecitazione soprattutto sulla persona nel caso del cedimento di uno dei punti di ancoraggio di una linea di progressione fissa. Nel corso dei 6 anni ormai abbiamo eseguito numerosissime sessioni di prova a Padova, sia nella torre che nel laboratorio. Chi è stato sa ciò di cui stiamo parlando, e lo abbiamo fatto sia con uno sguardo rivolto all'indagine sui materiali che con uno sguardo rivolto verso la divulgazione e la didattica, cioè facendo sia corsi che sessioni di ricerca. Devo dire che nel corso di questi corsi, o meglio di queste sessioni di ricerca, ma anche dei corsi, molte direzioni di indagine sono state individuate, e tra tutte, fin dall'inizio, il campo delle longe è parso quello più interessante. Credo che questo tipo di indagine abbia delle ricadute interessanti anche per quanto riguarda l'attività alpinistica, ma anche quella di soccorso alpino, visto che qui siamo ospiti anche della scuola alpina del soccorso alla Guardia di Finanza, penso che possa essere interessante anche da questo punto di vista. La longe che cos'è? È un cordino di autoposizionamento che viene impiegato non solo in speleologia, ma anche talvolta in alpinismo o in torrentismo, utilizzato sostanzialmente per tutte le manovre di progressione su corda e di autoassicurazione. In alpinismo se ne fa un utilizzo per certi versi simile, per altri molto diverso. In grotta va detto che l'utilizzo della longe è un utilizzo molto più severo, sia per
sia per il fatto che viene utilizzata spesso in numerosissime manovre, sia ad esempio perché subisce un'usura, un trattamento molto più severo, ad esempio legato alle abrasioni. Una progressione in un passaggio molto stretto, con l'attrezzatura addosso, comporta inevitabilmente un trattamento molto cattivo da parte della progressione stessa nei confronti di tutti gli attrezzi e in particolare della lancia. Una noce deve stare a basse temperature, ad esempio nelle grotte alpine, deve stare ad alte temperature, ad esempio nel carsismo termale, e deve comportarsi bene in tutte le condizioni. Carrellata di lonce, tipicamente è uno spezzone di cordino fisso fissato all'imbrago della speleologia, che è leggermente diverso da quello dell'alpinismo, tramite una maglia rapida ventrale. La lunghezza deve essere lunga non più di una spanna, per semplificare le manovre e rimanere abbastanza vicini al punto di ancoraggio sulla roccia. Dopodiché, come vedete dalle foto, tipicamente è sempre suddivisa in due rami. L'altro ramo, quello più lungo, serve per tutte quelle manovre in cui ci si vincola alla corda tramite bloccanti meccanici o tramite nodi autobloccanti. Le aziende si sono prodigate nella produzione, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di longe prefabbricate. Vale la pena di dire che dal punto di vista delle normative, che è un campo comunque importante, si entra in un terreno quantomeno scivoloso. Io ho citato in questa tabella, che scorriamo per brevità, cercherò di essere più breve possibile, alcuni tipi di longe con alcune normative di riferimento. Ho sottolineato una in verde, non rifacendomi tanto alla marca dell'azienda o al tipo di longe, quanto a quella che tra le norme che sembra essere più confacente, più adeguata al tipo di impiego che viene fatto. D'altro canto, la longe è uno strumento, come abbiamo detto, di autosicurazione e autoposizionamento. Il costruttore, giustamente, si premura nelle istruzioni di specificare una cosa, che deve essere usata evitando di farle produrre potenziali sollecitazioni di tipo dinamico, sostanzialmente evitando di caderci sopra. Deve essere utilizzata per una sospensione statica, appesi in maniera fissa, diciamo così. L'immagine più in basso è quella di un escursionista che si muove in terreno tipo via ferrata con una noce fissa, producendo una situazione di pericolo molto molto alta, credo come le immagini che andremo a vedere mostreranno. Quindi, d'altro canto, da un lato la longe è uno strumento che deve essere utilizzato in una maniera, dall'altro ci sono molte situazioni nelle quali in pratica ci si va a mettere in casi diversi da quelle che sono le raccomandazioni del costruttore. Vale la pena di ricordare che qualche anno fa in Francia è accaduto un incidente legato proprio al cedimento della longe. Lì, in quel caso, erano successe tutta una serie di concause, tra cui l'assenza del falso rinvio nella sosta, per intenderci, e tutta una serie di fattori che hanno determinato prima il cedimento della longe di chi arrampicava e dopo l'impossibilità di trattenere da parte di chi stava in sosta, con conseguente esito fatale dell'incidente. Abbiamo fatto tantissime prove, sia prove dinamiche, quindi con una massa che cade e viene registrato il valore di forza massima, sia trazione lenta, quindi con un pistone che traziona la longe, quale che essa fosse, per verificare quanto forte, semplificando, quanti chili tiene quella longe. Questo è un esempio molto portato, velocizzato, di un filmato velocizzato di una trazione lenta di una longe preconfezionata in fettuccia di nylon cucita. Va detto subito, per cominciare, che tutte le prove che abbiamo fatto su tipi di longe a trazione lenta sono state anche soddisfacenti. Tutte le longe che abbiamo sperimentato sono forti abbastanza per sostenere trazioni lente di 1000, 1200, 1500, anche 3000 kg. Le prove dinamiche hanno mostrato dei risultati un po' diversi. Tipicamente si sa che le prove a trazione lenta per certi versi sono più severe rispetto a quelle dinamiche. Quello che interessava a noi però indagare era l'eventuale caduta di uno speleologo, di un alpinista sulla longe, con conseguente sollecitazione dinamica della longe stessa, sia dal punto di vista della rottura, si rompe, non si rompe, sia dal punto di vista della forza d'arresto prodotta. Nell'ambito della normativa del lavoro
la catena di sicurezza deve essere dimensionata in maniera tale da non produrre forze d'arresto superiori ai 600 kg peso. Nell'ambito dell'alpinismo c'è una soglia un po' più alta, però è comunque interessante sapere un'eventuale caduta su una longe, innanzitutto trattiene la caduta e in secondo luogo come trattiene la caduta. I dati sono stati raccolti tramite un software, elaborati, analizzati, e adesso passiamo molto velocemente a vedere in carrellata alcuni risultati. Questa è la classica longe, la regina delle longe, impiegata in speleologia a Y con nodo delle guide e costruita con corda dinamica di tipo di corda singola. Sono state prodotte una serie ripetuta di cadute, 9 cadute consecutive. Già la prima produce una forza d'arresto di 550 kg. È un valore tutto sommato accettabile anche per prove che abbiamo fatto sul campo con imbraghi da speleologia, con speleologi che hanno fatto cadute come quelle che avete visto nel filmato iniziale. Naturalmente all'aumentare delle cadute l'effetto nodo di cui è stato detto qualcosa prima, unito a una deformazione plastica del materiale, produce un irrigidimento della struttura fino ad arrivare alla rottura in corrispondenza di uno dei due nodi. Un comportamento di fattore di caduta 1, chiedo scusa. Tutte le prove sono state fatte a fattore di caduta 1, sostanzialmente per una ragione, che è quello più riproducibile in laboratorio. Il fattore di caduta 1 è quello che ti permette di posizionare la massa all'altezza del punto in cui la longe è vincolata. Qualunque altro fattore di caduta, ad eccezione del 2, che era veramente troppo severo, comporta il fatto di dover misurare la longe, determinare la metà della lunghezza. D'altro canto la situazione di fattore di caduta 1 in certe manovre, soprattutto di autoposizionamento e operazioni di soccorso, non è un'ipotesi remota. Questa è una longe classica come la precedente, montata su un pseudo dissipatore fatto con due solifori, impiegata un anno. Anche questa ha mostrato valori di forza d'arresto tutto sommato accettabili, per non dire buoni, anche a seguito di numerose cadute, ha tenuto semplicemente meno cadute. Certo che arrivare alla sesta caduta con una longe evidentemente vuol dire che c'è qualcosa che non va, non tanto nella longe quanto in qualcos'altro. E qui abbiamo provato a confezionare una longe in una maniera leggermente diversa. In particolare il nodo che va ad abbracciare il moschettone, un nodo a strozzo, viene impiegato molto spesso perché presenta il vantaggio di non posizionare, di avere sempre il moschettone posizionato in una maniera giusta. Addirittura questo nodo si è comportato meglio dei guidi con frizione. L'unica cosa che vale la pena di sottolineare in questo tipo di longe è un eventuale posizionamento non corretto del nodo, ad esempio sull'asse, abbracciando l'asse principale, determina un carico sull'asse minore, quindi con un abbassamento del carico sul moschettone. Questa è l'unica accortezza, raccomandata peraltro anche dai francesi nella loro didattica, da prestare. Passiamo al materiale in nylon cucito. Spero che i numeri si leggano, non lo so, ditemelo voi in aula. Però già questa, alla prima caduta, ha prodotto una forza d'arresto di quasi 1600 kg, che è un valore molto alto, per non dire pericoloso. E questo era materiale nuovo, ha sopportato 3 cadute e alla terza non ce l'ha più fatta e si è rotto. Vale la pena di sottolineare come lo stesso materiale identico, comprato, diciamo così, uscito dal negozio quantomeno, a trazione lenta ha tenuto fino a 2700 kg. Io dico chili per brevità, spero insomma che questo non infici il rigore della trattazione, però ci si capisce meglio. Fettuccia in dinema, abbiamo riportato anche la marca, a fattore di caduta 1 si è rotta. Cioè una caduta senza altri elementi che concorrono ad assorbire l'energia su dinema è una caduta molto pericolosa. Anche qui prima si è parlato dell'impiego del dinema nelle soste come di un materiale su cui occorre prestare attenzione. In generale Kevlar e dinema non sono elementi che in una catena di sicurezza possono in alcuna maniera concorrere ad assorbire energia. Deve esserci in mezzo qualcos'altro. Lo vedremo meglio dopo, quando mostriamo i dati di longe ibride, nylon dinema. Anche questo a trazione lenta è materiale che si è comportato in maniera molto forte. Due filmati, cordino in dinema 5,5, nel filmato che sta scorrendo è un anello. Avete visto che la caduta
non ha provocato quasi nessuna oscillazione della massa, al riguardo del fatto che il materiale è estremamente statico. Nel secondo filmato che vi mostro abbiamo costruito un ramo singolo, quindi una longe normale in dinema, e abbiamo prodotto una caduta in fattore 1. I risultati sono estremamente poco rassicuranti. Longe in dinema usata. Lo speleologo che ha impiegato questa longe ci è andato in grotta per 3 anni. Per scrupolo, o meglio per curiosità, ha scelto di darcela da provare, e in fattore 1 si è rotta a 300 kg. Cioè, di solito quando si fanno le prove in laboratorio, quando avviene la rottura del materiale si sente un rumore abbastanza forte. Qui proprio non l'ha neanche sentito. È stato come un coltello che andava nel burro, praticamente. La stessa cosa col Kevlar, nuovo. Alla prima caduta ha prodotto una forza massima di 450 kg circa e si è rotto direttamente. Quindi non è stata neanche una forza che possiamo definire d'arresto, una forza di rottura. Molto velocemente, ecco qui, longe ibrida. Rispetto alla precedente, questa è una longe, spero che si capisca dall'immagine, qui un ramo è costruito per metà da nylon, per metà da un anello, in questo caso di Nema, e è stata prodotta una caduta in fattore 1. Tutto sommato la longe si è comportata bene, ha retto un certo numero di cadute, la forza del resto si è mantenuta su valori accettabili. Come possiamo interpretare questi risultati? Un po' alla maniera che ho anticipato prima. Una caduta in fattore 1 con un attrezzo di questo genere, sostanzialmente è una caduta di, poniamo, 1 metro su 0,5 metro di nylon, perché l'altro 0,5 metro di dinema non concorre ad assorbire l'energia. Di fatto è come se io alzassi il fattore di caduta. Probabilmente se avessi fatto prove con fattore di caduta 1,5 su solo nylon avrei ottenuto grosso modo gli stessi risultati. Quindi una prolunga in dinema o in Kevlar, il materiale statico, concorre sostanzialmente ad aumentare il fattore di caduta nel caso di eventuali cadute. Questo è un attrezzo di derivazione commerciale, molto brevemente, insomma, i risultati hanno mostrato che produce forze d'arresto sicuramente più alte di quelle che produce la classica corda di nylon. Viene costruita in maniera tale da avere delle cuciture a rottura programmata, quindi a mano che viene sollecitata le cuciture si strappano, dissipano parte dell'energia mantenendo il più possibile bassa la forza d'arresto, regge un numero molto importante di cadute, siamo arrivati all'11ª caduta e si è rotto a 1800 kg. Anche questa a trazione lenta si è comportata in maniera splendida, 2453 kg in peso con le prime cuciture rotte intorno ai 600 kg. Andiamo alla fine. Longe in dinema cucita, alla prima caduta ha cominciato a rompere le cuciture, ha trattenuto la massa, producendo sulla persona comunque forze d'arresto molto importanti, 1400 kg, alla seconda 900 si è rotta, anche questa trazione lenta 2700 kg. Questa è una Kong Aero Speleo, una longe in dinema cucita, utilizzata prevalentemente in torrente, da un torrentista, alla prima caduta si è rotta a 390 kg, aveva un anno di utilizzo. In speleologia va molto di moda l'impiego di questo tipo di sistema. Viene detto trilonge, non è altro che la stessa longe di prima, con interposto un nodo a 2 gasse. Una gassa va fissata all'embrago, l'altra viene utilizzata come longe cortissima. Il nodo che va per la maggiore è questo nodo che per antonomasia è diventato il nodo trilonge. Credo sia il cosiddetto nodo bramino o forse nodo corona. Questo nodo è tra tutti quello che ha prodotto la maggiore dissipazione. E vedete che i risultati sono di forza d'arresto tutto sommato abbastanza basse, la gassa libera si accorcia e questo permette la dissipazione di energia. Per concludere, voler trarre delle conclusioni rapide e sommarie, dovendosi costruire longe nelle quali è prevista un'eventuale situazione di caduta sulla longe stessa e non ci sono altri elementi della catena di sicurezza che concorrono ad assorbire energia, fatto salvo il corpo umano, cordini e fettucce in Kevlar e di Nema sono da abolire. Lo stesso discorso vale per le fettucce in nylon. Le fettucce in nylon prefabbricate, quelle ibride o anche quelle in corda semistatica, che è quella che viene utilizzata nelle corde di progressione, sono accettabilmente sicure. Il meglio continua a darlo la vecchia
forte, tenace corda dinamica. Ancora meglio se interposto un nodo di dissipazione come il nodo Trilange. Per quanto riguarda le Lange, ho concluso. Io rubo solo 2 minuti per mostrare insomma, quello che potrebbe essere un potenziale altro campo di indagine per il Centro Studi Materiale, ed è una campagna di test a estrazione sui tasselli. È stato acquistato un estrattore, è un attrezzo che viene comunemente utilizzato nell'edilizia per valutare la tenuta dei tasselli, degli infissi. Normalmente i tasselli ad espansione sono considerati ancoraggi abbastanza a bomba. Vale la pena di sottolineare che questo è comunque un tema molto emergente. Questo è uno spit, un tassello spit rock che si è rotto un bullone corto. È un tema molto emergente. Mi riportano alcune costrutture che c'è un volume di vendita di tasselli in Italia all'anno di 150.000 pezzi, che è un numero per me impressionante. E il tipo di numerose prove sono state fatte sui tasselli con un approccio prevalentemente analitico, cioè in laboratorio, impiegando blocchetti di marmo bianco Carrara, valutando vari aspetti dell'infissione del tassello e conseguentemente la tenuta. Vogliamo provare a ribaltare il punto di vista tramite questo attrezzo che è estremamente trasportabile. L'idea è quella di portarcelo in ambiente, in grotta, anche in posti severi, tutto sommato è trasportabile, e di valutare non tanto come verrebbe infisso il tassello, ma quanto poi nella realtà i tasselli vengono, quanto come poi nella realtà i tasselli vengono piantati. Due sole note e mi avvio verso la conclusione della mia presentazione. È necessario costruire una statistica molto consistente, centinaia di prove vogliamo fare, le stiamo facendo, e lo vogliamo fare soprattutto in ambiente, cioè dove la gente opera, dove la gente lavora, tenendoci un po' lontani dai laboratori. E non sono comunque prove tutto sommato esaustive, perché queste sono prove solo a estrazione e non anche a taglio. Anche le prove a taglio servono un'indagine molto interessante, ma per il momento ci limitiamo a provare i tasselli ad estrazione. Con questo ho concluso, vi ringrazio. Grazie. Buongiorno a tutti, ultimo sforzo e poi abbiamo fatto per la mattina. Quindi più che proprio un punto sarà un punto e virgola, perché è l'illustrazione di diciamo due storie. Una, quella di un po' il nostro percorso per arrivare a dire qualcosa sulla scelta in merito alle tecniche di scavo, e l'altra invece in merito ad un'attività relativa alle attrezzature vere e proprie, che rappresenta un po' un'ambizione, un inedito. Per quanto riguarda le tecniche, in questo riassunto visivo mettiamo pressappoco che cosa era a disposizione quando abbiamo incominciato a farci delle domande. Il manuale della scuola centrale del Club Alpino nel 2004, un articolo specifico dell'Alessandro Calderoli per il servizio Valagna nel 2005, e a seguire invece delle indagini sperimentali di autori che incominciano a specificare, a declinare proprio nei particolari quelle che nelle pubblicazioni precedenti erano indicazioni di indirizzo con dei dettagli che però non erano veramente specificati. E la novità vera è che chi si mette a misurare qualche cosa, prima gli americani, poi gli svizzeri, incontrano delle difficoltà rispetto al concepimento della prova e alle dimensioni delle osservazioni che servono per poter concludere in maniera quantitativa. Chi riesce a mettere un punto un po' più preciso, ed è un inedito, cioè nella misura del quanto tempo, cosa succede, perché è meglio una cosa piuttosto che un'altra, è Genschwein, che pubblica un articolo dove, come dicevo, per la prima volta si vedono dei numeri, si possono fare dei confronti. È come dire, andare sul velluto la dimostrazione che fra scavare in maniera coordinata piuttosto che disordinata, cioè cercando solo di fare con buona volontà, si ottengono dei tempi più bassi nel primo approccio, ma anche come questi tempi varino alla
variare della profondità di seppellimento e come possano essere invece influenzati anche da un coordinamento sistematico codificato del modo di procedere, rappresenta appunto un inedito. Molto velocissimamente, la tecnica promossa da Gensler è quella definita del convogliatore a V, cioè dove la disposizione degli scavatori è pressappoco in linea, un po' sfalzata, vicino alla sonda, con degli accorgimenti particolari nei quali non ci addentriamo, mentre invece l'approccio suggerito da Louis Edger nel suo studio consiste di disporre all'avanguardia dello schieramento che scava due persone affiancate, e anche qui enuncia quali sarebbero degli accorgimenti particolari e le ragioni razionali per scavare in questa maniera. Quindi nel momento in cui sono state ci siamo posti delle domande, abbiamo cercato di definire cosa fare per rispondere a queste domande, il contesto delle necessità era rappresentato da queste tre componenti: quella di aggiornare le indicazioni che ci sono sul manuale delle scuole del Club Alpino, quindi quello di specificare anche un po' meglio come poteva essere l'interpretazione per una progressione didattica nell'apprendimento di queste tecniche, e viene l'ingenuità, insomma, ci siamo posti la domanda di dire ok, scegliamo allora qual è il migliore, e naturalmente sempre ricordando che il contesto è una completa emergenza sanitaria, quindi il primo principio di qualunque intervento in questo frangente è quello di non peggiorare la situazione. Quindi pressappoco la nostra scala del tempo ha abbracciato un paio d'anni, perché proprio alla fine del 2002 qui a Passorolli, e l'hanno detto anche i miei colleghi, ma bisogna ricordare che i frutti di questa collaborazione sono squisiti, insomma, poter venire in siti che logisticamente consentono anche durante l'inverno di operare sul campo, entrare in aula, muoversi facilmente, hanno un valore inestimabile. E dicevo, questo gruppo di lavoro costituito per iniziativa del Servizio Valanghe e della Commissione Nazionale delle Scuole del Club ha cercato di radunare tutte le altre componenti degli operatori che hanno a che fare con queste condizioni al contorno, quindi il soccorso alpino, il soccorso alla Guardia di Finanza, la polizia, le guide alpine, e il primo approccio è stato quello di confrontarsi e cercare di capire un po' tutti cosa facevano, cosa sapevano, cosa insegnavano e qual era l'attitudine allo sviluppo futuro. In questi due anni qui abbiamo messo in campo delle prove per fare delle osservazioni e delle misure possibilmente oggettive, cercando appunto di rispondere alla domanda che si è rivelata ingenua, decidere qual è la tecnica migliore. Sintetizziamo molto velocemente: il protocollo codificato ha fissato alcune variabili, una su tutte è quello della quantità dei partecipanti allo scavo. Siccome due sono pochi, cinque incominciano ad essere troppi, la condizione peggiorativa era quella di una simulazione in cui la pattuglia di quattro, il team sportivo che si muove in un terreno d'avventura di quattro elementi, incontra una situazione per cui si verifica l'incidente, naturalmente tutte le regole comportamentali di buona diligenza sul terreno fanno sì che il coinvolto è uno solo e dunque ne restano tre per fare le operazioni di scavo. Il terreno scelto è stato ancora una volta quello più severo, cioè fra l'inclinazione massima di una quindicina di gradi oppure piatto, e inizialmente concependo una serie di prove fino ad una profondità che rappresenta pressappoco la mediana dei seppellimenti effettivamente constatati. Questo, diciamo, con elasticità nell'interpretazione, perché a seconda di qual è la base dati a cui ci si riferisce, effettivamente questo numero è un po' variabile. In una seconda fase di scavi, dove abbiamo cercato di correggere un pochino il tiro del protocollo iniziale, quindi di mettere a frutto anche gli errori imparati constatati sul terreno, questo valore target è stato aumentato e quindi ci siamo portati ad una profondità di infissione della sonda e quindi di primo contatto con il simulato travolto
fino a 1,50 m, 1,60 m. E il raggiungimento quindi della tip della sonda era il cosiddetto tempo di primo contatto, cioè il primo dei tempi notevoli che abbiamo registrato. Dopodiché il protocollo invece imponeva a tutti quelli che si sono resi disponibili per cimentarsi in questi esperimenti di allargare lo scavo fin tanto che si potesse effettivamente raggiungere le vie aeree del travolto. Anche questo in una simulazione, quindi quello che dettava effettivamente il compimento del cimento era l'allargamento fino alla dimensione di una dima, che era nella prima sessione circa 160-170 centimetri, nella seconda invece è stata la figura intera, quindi effettivamente finché non si raggiungeva un ulteriore approfondimento del buco che rappresenta pressappoco lo spessore del torace e l'allargamento a completa figura di uomo, l'esercizio non era dichiarato completato e quindi il secondo tempo notevole rilevato era questo punto. Abbiamo dovuto contenere le variabilità, le varianti sulla tecnica, perché naturalmente per un impegno volontario concepire e praticare un esperimento multivariato inteso scientificamente avrebbe richiesto uno sforzo che non era compatibile con le nostre possibilità. E quindi ci siamo limitati a confrontare quattro tipi di tecniche, cioè le due canoniche fondamentali e le due varianti che prevedono l'inizio dello scavo ad una distanza dalla sonda, cioè dal punto stimato di primo contatto, che è praticamente equivalente a quello della profondità di seppellimento giudicata appunto leggendo la sonda. E quindi gli acronimi anche che vedrete dopo, che sono pochi, in pochissimi numeri, dicono semplicemente che SS sta per scavo strategico, cioè l'approccio promosso in Nord America, piuttosto che CD, che sta per convogliatore standard, cioè la codificazione data da Genschwen, e standard oppure mod, che sta per modificato, significa le due varianti esattamente come indicato dagli autori a ridosso della sonda oppure da lontano di una quantità che è funzione del seppellimento. Che cosa abbiamo trovato, diciamo, di notevole? Abbiamo trovato che nell'esecuzione di questi scavi quello che è l'aspetto macroscopico più rilevante è come si presenta il buco per poter poi procedere nelle fasi successive. E un dato notevole è quello che medianamente, cioè la righetta rossa di quelle rappresentazioni lì che danno sia il valore mediano sia un po' gli estremi, cioè il minimo massimo oppure più della metà della popolazione come si dispone in una dispersione, ha effettivamente evidenziato che lo scavo strategico iniziato sulla sonda, cioè in modo canonico, genera, confrontato agli altri, sempre un'inclinazione della rampa assai più ripida, cioè questo 33 gradi rispetto all'orizzontale, e che supera un po' anche quel dato di soglia che si colloca intorno ai 25 gradi, che implica poi il dover scavare in maniera più faticosa perché la neve, i blocchetti spostati tendono a ricadere all'interno del buco. L'altra osservazione notevole che abbiamo potuto registrare è quella che, confrontando i risultati ottenuti con questi esperimenti di campagna che, come dicevo, cercano di trovare il giusto bilancio fra tecnica e rigore scientifico e però anche possibilità di essere praticati sul terreno con allestimenti non troppo complicati di preparazione, hanno mostrato che, confrontandosi ai dati in letteratura, cioè al diagramma rosso in basso che rappresenta cosa dicono gli altri sullo scavo coordinato, i tempi registrati si mettevano in uno scostamento ragionevole, cioè non eravamo andati a finire completamente fuori strada. E questo è il risultato appunto di una cinquantina, insomma poco più di 54 scavi effettuati. In questa attività qui abbiamo capito che era il caso di correggere un po' la domanda ingenua che ci eravamo posti all'inizio, cioè qual è il sistema migliore, perché il sistema migliore non si può trovare in assoluto
è possibile dare una risposta plausibile se la domanda è un pochino più circostanziata e quindi se chiariamo prima che cosa è bisogno, che cosa è necessario. E quindi la chiave in questo C è C, noi chi, cioè a noi cos'è che serve. A noi, diciamo, scuole del club, strutture didattiche del club, serve qualche cosa esattamente applicato alla realtà didattica. E dettagliando un pochino meglio, significa che la platea degli utilizzatori, cioè di chi dovrà recepire qualche cosa, ha sostanzialmente tre componenti importanti. Due, quelle agli estremi, facilmente riconoscibili, cioè da una parte ci sono gli istruttori e dall'altra parte ci sono i principianti, i neofiti, quelli che si avvicinano. Poi in mezzo c'è una categoria che è un, insomma, ha dei confini un pochino più elastici, che rappresenta quelli che si arrangiano, che hanno imparato e che continuano ad imparare e che si distinguono dagli istruttori semplicemente perché non hanno tempo e voglia per mettersi anche a disposizione al servizio degli altri. Quindi poi dentro lì qual è il grado di evoluzione, fa niente, non è molto importante. Però è importante eventualmente riconoscere e condividere che queste tre componenti, cioè chi comincia e che deve imparare le cose fondamentali, deve impararle con la maggior chiarezza possibile, piuttosto che dall'altra parte chi, oltre a saper applicare le tecniche, deve eventualmente intervenire con la maggiore efficacia in un caso di incidente, rappresenta effettivamente qual è la necessità. Da lì la questione della scelta è diventata un pochino più facile e a breve si potrà disporre di un articolo che rappresenta effettivamente la delibera congiunta di tutti gli organi tecnici del club che hanno diciamo, merito specialistico sull'argomento ed è diciamo, un risultato notevole per cui effettivamente il confronto fra esponenti del servizio Valanghe, della Scuola Centrale di Sciapinismo, della Commissione Nazionale, con il supporto anche del Centro Studi Materiali e Tecniche, ha effettivamente generato sotto il cappello del club, che praticamente promuove il soddisfacimento dell'esigenza, questo articolo che per il momento è ancora un green paper, nel senso che è al ballottaggio per le ultime rifiniture, ma che entro la fine dell'autunno sarà pubblicato e disponibile, e dove in sostanza la scelta va sul metodo del convogliatore AB, inclusi i casi particolari che sono declinati a seconda della progressione didattica oppure del tipo di utilizzatore a cui sono rivolti. Una terza sessione di lavori che è stata svolta durante la primavera, grazie all'aiuto anche del Giovanni Duca, che è venuto a fare delle riprese, si è preoccupato del montaggio, ha generato due video che non vi mostro perché secondo me vanno guardati un po' con calma e con attenzione. C'è una versione lunga che include anche un po' il dibattito della tavola rotonda conclusiva e uno invece un po' più breve che, diciamo, riassume i dati salienti. Quindi se avete interesse e voglia, è sufficiente in qualunque browser digitare Avaro Duca Scavo e diciamo Avaro perché non mica il Duca è Spilorcio, ma perché le prove le abbiamo fatte in Val Brembana ai piani dell'Avaro, e appunto potrete accedere facilmente a questi due documentari che meritano di essere osservati e un po' meditati. Quindi questa domanda qui è naturalmente retorica, perché se so a priori che l'attrezzo che ho nello zaino è di questo tipo, destinato a fare questa fine, sì, mi preoccuperei assai. Il nocciolo della questione però è che non lo sappiamo a priori, perché a differenza di tutto il resto dell'attrezzatura alpinistica, le pale da neve non, allo stato, non devono soddisfare nessuna norma tecnica. E quindi sarebbe un po' come dire, se vogliamo fare un'altra domanda delle 100 pistole, compreremo una corda che è lì in negozio senza nessun cartellino, senza nessuna fascetta all'estremità della corda? E, messa così, anche la domanda trova l'immediata risposta, sicuramente no. Purtroppo è quello che invece succede per tutti gli acquisti che facciamo sulle pale e anche sulle sonde, perché al netto di una normativa che
si applica solo all'interno della federazione che governa le competizioni sci-alpinistiche, effettivamente non c'è nessun disposto tecnico condiviso ed eventualmente cogente che, a cui i costruttori si devono attenere. Allora il club, attraverso la partecipazione all'UIA, si è reso disponibile alla partecipazione di un gruppo di lavoro che pensa di normare. E normare, sapete, è una cosa estremamente delicata, perché non è questione di pronunciarsi solo verso il meglio, è questione di trovare un punto di equilibrio che sia effettivamente perseguibile. Quindi nel caso specifico è non il meglio in assoluto dal punto di vista della prestazione, ma anche il giusto bilancio con il prezzo, il valore economico, perché effettivamente deve essere un prodotto disponibile sul mercato. Quindi questo nell'arco temporale di pressappoco un anno e poco più, dalla penultima riunione di Chamonix e poi dalla successiva a Bristol, c'è una forte partecipazione del centro studi per promuovere la discussione che prima o poi porterà alla produzione di una normativa che abbiamo concepito, o almeno abbiamo proposto, essere suddivisa almeno in due aspetti fondamentali, cioè quali devono essere i requisiti che attengono alla sicurezza e che quindi devono diventare cogenti, e quali invece possono investire la sfera delle prestazioni e che quindi potrebbero essere solo richiedere un'adesione facoltativa da parte dei costruttori, e che servirebbero quindi a discriminare chi è meglio e chi è peggio rispetto poi anche ai valori e ai prezzi di mercato. Dobbiamo chiudere, siamo quasi alle 13. Grazie. E quello che è il criterio di ricerca è quello di trovare qual è un buon compromesso rispetto a che cosa esiste già sul mercato, quindi a non dover inventare qualcosa completamente nuovo. Perciò l'indagine che si sta svolgendo è se esistono delle prove che si possono poi standardizzare in laboratorio rispetto ai modi di collasso constatati sugli oggetti utilizzati sul campo, che possono essere riprodotti in forma appunto standard. Fare una validazione di questo tipo di prova, cioè per vedere che effettivamente la capacità di discriminare in laboratorio sia vera, sia valida. E per fare questo nel laboratorio di Padova è stato attrezzato un banco particolare che nella sua struttura generale era già disponibile, ma solo per renderlo adatto alla specificità ha richiesto la costruzione di numerosi pezzi, di tante ore di lavoro per concepire che cosa era necessario fare. E che cosa si trova? Si trova che effettivamente dalle prime prove di screening alcune di queste suggeriscono di procedere, perché i punti notevoli, cioè la comprensione del meccanismo di collasso, trova ampia soddisfazione. Quindi per esempio nella flessione a tre punti per caratterizzare il comportamento completo del badile si distinguono bene quelli che possono essere i fenomeni di cedimento molto non lineare delle parti molli come quelle del manico, poi il comportamento lineare, monotono della flessione del badile, e infine il collasso, cioè la deformazione statica permanente del punto a massima flessione. Alla stessa maniera, per un altro tipo di prova che invece si presuppone di indagare soltanto il cucchiaio a sé, senza l'interazione con l'innesto del manico, anche qui effettivamente provando su pali diverse si osservano comportamenti diversi che consentono di discriminare. Quindi prima di entrare nel merito di quale sarà il valore giusto eventualmente da richiedere nella norma, il primo passettino acquisito è quello di effettivamente avere a disposizione uno strumento per misurare e discriminare che sembra funzionare. Ecco, il lavoro è ben avviato e ha un orizzonte di tempo un po' piuttosto lungo, perché alla fine è sempre lavoro volontario per le pale,
ma c'è un'attività concettuale già iniziata che presto si trasformerà anche in lavoro pratico per quanto attiene le sonde. E quindi, per concludere, la mia interpretazione del falso specchio di Magritte è proprio che è un falso specchio. Noi non ci stiamo riflettendo, ma stiamo guardando in là, quindi guardiamo fuori, vediamo un sacco di lavoro davanti, ma che servirà ad allargare le competenze, il campo d'azione anche del centro studi, che andrà al di là delle sole resistenze meccaniche della catena di sicurezza. Finalmente si spera potrà dire qualcosa anche sugli attrezzi da neve e da valanga, e siccome le risorse sono via via sempre più limitate per tutti, anche dal punto di vista dell'attività prima delle persone, dei fondi a disposizione, così ci sarà sempre più bisogno di una forte sinergia fra tanti organi tecnici per andare tutti nella stessa direzione. Quindi io veramente ho finito, mi faccio aiutare addirittura da Pitagora, anche per dire che studiare vale la pena, perché è un piacere da diporto anche che ci possiamo concedere un po' tutti, e quindi non è questione di complicazione o utilità, ma vale veramente la pena. Eccelsior. Questo messaggio sapienziale, pitagorico, chiudiamo la mattinata, una mattinata intensa, ricca, veramente non lo si dice così tanto.